questo momento ci viene, ripeto ancora, per problemi fisici di grande difficoltà. Ho detto ai ragazzi che sono molto tranquillo perché capisco le loro difficoltà in questo momento, dobbiamo solo aspettare. Chiaro che adesso abbiamo ancora una settimana in cui giochiamo una sola partita, cioè domenica in casa con Casa Castellano, poi per noi inizia la Coppa e speriamo di recuperare un pochino tutti quanti. Domande dei colleghi? Hai già detto tutto tu, poi guardando la partita, leggendo il tabellino, tutte le cifre spiegano quello che è successo, cioè abbiamo preso 21 rimbalzi, ne prendiamo quasi 40 nella prima partita, abbiamo fatto 57 possessi, ne facevamo quasi 80, è mancata proprio completamente l'energia, perché a rimbalzo gli altri arrivavano prima, uno, due, tre volte. Questo, cioè, è evidente che è una questione fisica. Secondo te riuscirete a breve a Lo so, ritrovare la posizione a breve è molto difficile perché le situazioni di Lombardi e di Bosco non sono due situazioni stabili, sono due situazioni che purtroppo richiedono ancora un periodo importante. Sicuramente ci saremmo potuti, e potremmo, e lo faremo, proteggerci un po' di più dal punto di vista difensivo, contenendo un pochino di più gli avversari. Ma ripeto, ho usato un po' anche questa partita per portare in condizione la squadra, per allenarla e non credo che anche proteggendosi oggi avremmo cambiato il risultato della gara. Quindi ho preferito cercare di rimanere aggressivo per quanto ce lo potesse permettere il fisico e pensare un pochino ancora al futuro. e Vospil, chiaramente adesso andrà valutato dopo la partita, penso, però stasera lui non aveva male, è riuscito. Stasera era imbottito di antidolorifici, è riuscito a muoversi, ma la velocità di Boswell non è la velocità sua solita, poi ha questo senso del canestro fuori dal normale, riesce ugualmente a fare dei punti, però la sua velocità in uscita non è la stessa, chiaramente non si procura gli stessi vantaggi che poi procurano vantaggi ai compagni di squadra, perché la difesa avversaria è costretta ad adeguare, ad andare in aiuto o a fare dei raddoppi e quindi ad aprire il campo per i compagni di ala. Perciò sicuramente non è in condizione. La notizia positiva è che oggi non ha avuto dolore e adesso, come hai detto tu, la chiave sarà martedì capire se si ribloccherà come è successo questa settimana, perché poi voi lo sapete, Biela non ha fatto neanche un allenamento questa settimana.